Scopriamo l'Europa, la rubrica di curiosità e indiscrezioni da Bruxelles. Questa settimana vi porta a scoprire Silvia Costa. Chi è Silvia Costa? Classe 1949, nata a Firenze, ma romana di adozione. Dal 1983 al 1994 è stata eletta deputata alla Camera dei Deputati. Nel 1993 è stata nominata sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Dal 2005 al 2009 è stata assessore all'istruzione e alla formazione della Regione Lazio. Nel 2009 è stata eletta al Parlamento Europeo nelle liste del Partito Democratico. Dicono di lei puntigliosissima, meticolosissima, ingammissima, ma anche affascinantissima. Insomma, per Silvia Costa si prospetta qui a Bruxelles una legislatura europea davvero superlativa. Onorevole Silvia Costa, da poco più di un anno lei è deputata al Parlamento Europeo. Un primo bilancio di questa sua esperienza? Beh, un'esperienza molto interessante. Io venivo già da un'esperienza parlamentare, ma un po' di anni fa, e sono invece una matricola. Sto cercando di imparare veramente come funziona un'istituzione così complessa. Tre commissioni, donne, cultura, educazione e anche la commissione occupazione politiche e sociali. Quindi molto impegno. Devo dire un bilancio interessante, perché questo è un anno particolarmente difficile, e quindi siamo riusciti nella strategia che abbiamo provato dell'Europea per i giovani, di cui ero relatore shadow, a inserire più fortemente le politiche verso i giovani, a favore dei giovani, dentro le politiche di uscita dalla crisi, ma bisogna fare molto di più e anche aiutare di più i giovani nella mobilità europea. Sulle donne sono molto felice che come shadow ho contribuito, insomma, a far sì che, per esempio, su una cosa importantissima come l'ordine di protezione europeo per le persone, ma in particolare donne minori, che sono oggetto di persecuzioni o di aggressioni o anche di attività criminali e che sono protette da un ordine di protezione europeo nel loro paese, possono avere l'estensione di questa tutela anche in altri paesi membri. E anche l'altra grande questione, che è quella della tratta degli esseri umani. E sul fronte della politica sociale del lavoro, io direi, segnalo due cose: questo è l'anno europeo della lotta contro la povertà e spero che davvero riusciamo a approvare come direttiva della Commissione il microcredito, cioè la microfinanza. Senta, oggi a Bruxelles c'è stata una grandissima manifestazione promossa dai sindacati contro la crisi. Quale ricetta suggerisce il suo gruppo politico, quello dei socialisti e democratici, per uscire da questa crisi? Beh, intanto di tenere, diciamo, i due elementi compresenti in tutte le politiche, non solo il rigore dei conti, che sembra l'unica cosa che interessi al governo, per esempio, italiano, ma anche la equità sociale e quindi un'attenzione a non ridurre drasticamente ciò che è il welfare, ma modificarlo profondamente, perché oggi, per esempio, ci sono intere fette della popolazione, compresi soprattutto i giovani, che sono fuori da ogni forma di tutela sociale. Secondo, quella di giocare anche la chiave della crisi, trovare più risorse. Si è approvato in questi giorni l'importantissimo documento della Commissione speciale sulla crisi, che vede due cose per il finanziamento: gli euro bond, che è una grande battaglia che noi abbiamo sempre fatto, e la questione della tassazione sulle transazioni finanziarie, perché altrimenti per coprire queste politiche l'Europa rischia di avere pochi fondi. E poi un buon uso dei fondi strutturali, che adesso dovranno entrare nella nuova programmazione. Benissimo. Lei è impegnata nella difesa dei diritti delle donne, anche qui al Parlamento Europeo, l'ha appena detto, si occupa di questo. Quali sono due figure femminili cui lei è particolarmente legata, che hanno segnato la sua formazione? Ma credo che due figure: una politica italiana che si chiama Tina Anselmi, che per me continua a essere, adesso non sta molto bene, ma continua a essere, insieme ad altre come Meretta Martini ed altre, un punto di riferimento che quando ero ragazza è stata fondamentale per coinvolgermi nell'attività politica. E dall'altra penso a una donna come Simone Weil, ovvero queste grandi figure europee, mitteleuropee, che con il loro sacrificio, ma la loro testimonianza, sono state non solo delle intellettuali, ma delle testimoni. Proviamo a giocare un po', a conoscerla un po' più da vicino. Innanzitutto, lei preferisce stare più qui a Bruxelles o a Strasburgo? Beh, direi a Bruxelles, anche perché qui ho almeno affittato una casa, mi sento un po' più umana. Però Strasburgo è deliziosa, ma per starci poco. Senta, invece cosa fa la sera quando finisce di lavorare? Con chi esce dei suoi colleghi? Dunque, cerco di non uscire solo con i colleghi, perché altrimenti diventa una cosa un po' troppo. Anche se mi piace vederli in un'altra dimensione, quella più familiare e amicale. Io per fortuna ho molti amici che vivono qua a Bruxelles, tra cui la mia più cara amica con cui ho fatto l'università. Quindi quando proprio rimango sola, lei mi ospita a mangiare a casa sua e mi sento un po' meno triste.
Un pregio e un difetto di Silvia Costa. Allora, un pregio credo che di essere una persona abbastanza generosa e aperta, e un difetto sono un po', forse qualche volta un po' intollerante e un po' fumina, si dice a casa mia, cioè mi inquieto abbastanza in fretta, però mi passa, no? Non servo mai il rancore. Una sua trasgressione. Una mia trasgressione, insomma, quelle vere non le racconto. Scherzo. Si raccontano. una mia trasgressione è che ogni tanto, per dimostrare a me stessa che sono ancora libera, ogni tanto fuggo e magari ho un impegno oppure devo andare a qualche noiosa riunione, eccetera. Non tanto qui, purtroppo, qui siamo un po', ma in Italia mi succede, e io allora invece mi faccio una biciclettata oppure vado al cinema, eccetera, perché devo dimostrare a me stessa che sono ancora una persona libera. Ma il mio senso del dovere non mi consente di farlo troppo spesso. Va bene. Parliamo un po' dei suoi colleghi. Chi è il più secchione della delegazione italiana? Penso Gualtieri. Gualtieri. Hanno detto tutti. Quindi... A tutti, allora è vero. Il più divertente? Divertente, secondo me ce ne sono vari. Uno è sicuramente Rosario Crocetta, che pur avendo una vita anche un po' drammatica, sa essere abbastanza divertente. È divertente anche forse chi Milana, abbastanza divertente. Ma fra le donne credo che sia una persona che per me è una persona che ha anche una sua ironia, eccetera, Patrizia Toia, con cui sono anche molto amica. Un consiglio a David Sassoli per cui come guidare meglio la delegazione italiana? Secondo me aiutarci a avere più consapevolezza che possiamo essere un valore aggiunto molto forte qui in Europa rispetto a una famiglia socialista e democratica, e quindi come dire, avere, lui devo dire che è molto positivo e ha molta fiducia, però forse avere anche più grinta in alcune occasioni, come ha dimostrato nell'ultima riunione che abbiamo avuto di gruppo, in cui mi è proprio piaciuto. E un consiglio al suo segretario, a Pierluigi Bersani, in questo momento difficile e delicato per il Partito Democratico? Di dare un segnale di grande speranza. Nel momento in cui si critica un governo che veramente non sta facendo nulla sulle cose serie, avere più senso che quando si dialoga verso... Lui è molto anche capace, insomma, di essere molto colloquiale, però di dare un segnale di speranza, dire questo paese ce la può fare, certamente se cambia governo, ma parlare soprattutto delle nuove generazioni. Mi sembra che lo stia facendo, però un po' di più. E poi dare il segnale che tutte le culture politiche dentro questo periodo democratico sono non ospiti, ma sono protagoniste, compresa quella che viene, come vengo io, dall'area cattolico-democratica. Mi sembra che su questo ci sia una maggiore attenzione in quest'ultimo periodo. Bene. Cosa c'è nel futuro di Silvia Costa? Non ho ancora deciso cosa farò da grande, ma c'è tempo. C'è tempo. Bene, allora ringraziamo Silvia Costa e le chiediamo di salutare i nostri telespettatori o in inglese o in francese. I send a very, very warm greetings to everybody from European Parliament. Grazie ancora Silvia Costa. Grazie. Io mi fermo qui e vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.